Allora, siamo qui con Francesca Frediani, consigliera regionale uscente per il Movimento 5 Stelle, prossima candidata, cioè, confidiamo, sempre del Movimento 5 Stelle per la Regione Piemonte. Allora, anche tu questa sera hai partecipato a questa discussione con reddito di cittadinanza. Sono state evidenziate alcune situazioni che riguardano ciò che si dovrebbe fare, ciò che non è stato fatto, per esempio dal punto di vista della sicurezza del lavoro in Piemonte e dal punto di vista delle questioni professionali, delle scuole e dello studio. Qual è il quadro della situazione vissuto da te in questi 5 anni in Piemonte? Il quadro è un quadro piuttosto complicato ed è un quadro che richiede un grande impegno per essere risolto. Come dice il ministro Di Maio, quella delle politiche attive per il lavoro è la grande sfida. Quindi in questi anni noi abbiamo visto i centri per l'impiego come delle strutture che hanno perso la fiducia dei cittadini. Noi speriamo che la misura del reddito di cittadinanza sia l'occasione per valorizzare queste strutture, per potenziarle, per riformarle e per ridare fiducia ai cittadini nel servizio pubblico. Bisogna assolutamente aggiornare i cataloghi della formazione, bisogna ricostruire il rapporto con le aziende e con il territorio e bisogna cercare di indirizzare i giovani verso figure professionali che siano richieste dal mercato per far sì che possano trovare il loro posto nel mondo. In questi 5 anni avete fatto come Movimento 5 Stelle in Regione un grande lavoro per stare vicino alle aziende in crisi, licenziamenti, cassa integrazione e quant'altro. Il quadro della situazione oggi com'è in Piemonte? Il quadro è ancora un quadro preoccupante, ci sono alcune situazioni che sono ancora in bilico, noi ad esempio stiamo guardando ancora con preoccupazione alla vicenda Comitav, che è una delle questioni più grandi che abbiamo seguito in questi anni. Abbiamo visto l'intervento del governo per la Pernigotti ad esempio, e su alcune situazioni il governo è riuscito ad intervenire. Però ci sono molte realtà in grande sofferenza, quindi è necessario che si mettano le risorse là dove servono realmente, quindi anche rispetto agli investimenti per la crescita bisogna direzionare meglio le risorse e cercare di sostenere le aziende che vogliono realmente far crescere l'economia, quindi privilegiare le aziende che intendono creare posti di lavoro sul territorio. Noi ad esempio abbiamo proposto una legge per il contrasto alle delocalizzazioni produttive, una legge che è stata vergognosamente accantonata dalla maggioranza proprio nell'ultima seduta di consiglio. Questo per noi rimane un conto aperto perché crediamo che servano degli interventi molto decisi in questa direzione per evitare che il nostro territorio venga desertificato e che si perdano dei posti di lavoro. Una domanda di rito a te e sul TAV. Questa situazione vissuta in valle, storicamente in tua posizione no TAV, come la vivi? Perché questo rapporto con la Lega è molto difficile riguardo a questa materia. Secondo te che sviluppi possibili ci possono essere? Il rapporto con la Lega è difficile per moltissimi aspetti, il TAV è solo uno di questi, tanto più che la Lega sul territorio dice una cosa, giù a Roma sta zitta, comunque non si sbilancia più di tanto, poi bisogna considerare che la Lega in Piemonte è un'altra cosa rispetto alla Lega che abbiamo giù a Roma, già solo i consiglieri regionali che abbiamo attualmente in consiglio regionale non hanno nulla a che vedere con la Lega che vediamo adesso, la Lega guida Salvini. È chiaro che sul TAV io mi aspetto che il governo al più presto prenda delle decisioni chiare perché la situazione di incertezza è ormai diventata insostenibile, quindi da questo punto di vista io mi aspetto che questa questione al più presto si chiuda e che si fermi quel cantiere. Grazie mille e auguri per la campagna elettorale. Grazie.